tramite un amico che mi ha chiamato, un amico del canottaggio, e mi ha chiesto se potevo andare a dare una mano alla San Cristoforo con i corsi. Diciamo che non ho grande passato da canottiere, perché ho iniziato tardi, però sì, ho remato un po'. Seguo principalmente i corsi che ci sono al mattino. Mi è capitato di seguire ogni tanto gli atleti master, per banalmente fare dei video e quindi dare dei consigli ogni tanto. A Milano non è il primo sport che viene in mente di fare, però c'è un bel seguito, devo dire, negli ultimi anni. Faccio, diciamo, l'ingegnere, lavoro in un'azienda metalmeccanica e lavoro in un reparto, in un ufficio tecnico. Quando studiavo in settimana lavoravo anche pomeriggio e sera, lavorando sui navigli. Adesso non riesco più a farlo, ovviamente, perché l'azienda è fuori Milano. Io vivo a Milano, ma rientro troppo tardi e quindi faccio i weekend, sabato ma principalmente domenica. Cosa mi appassiona? Mi appassiona che vedo persone che si affezionano sia a noi come istruttori, sia allo sport, e devo dire che questo è una bella soddisfazione, perché appunto non è lo sport più seguito in Italia, anche se c'è tanta gente che lo fa, ma non è uno sport famoso, riconosciuto. È bello riuscire a far affezionare una persona a questo sport. E poi vedere appunto i loro progressi, riuscire effettivamente a insegnare a qualcuno uno sport così tecnico come il canottaggio, è una bella soddisfazione. Eccoci! Dimmi. Che ci troviamo sempre bilanciati a destra. Ok, vediamo. Allora, cerchiamo intanto di non bilanciare la barca col corpo. La barca la si bilancia in altro modo. Noi dobbiamo stare più dritti possibile. Via. Però sento tutta di là. Perché questo io non pesca. È bello insegnarlo, però a tempo pieno non fa per me. Campare così come lo faccio io, dire di no, dovresti fare tantissime ore tutti i giorni senza mai staccare, per comunque fare fatica, cioè siamo comunque in Italia, quindi faresti fatica a chiudere il mese facendo solo questo, a meno che non si abbia appunto un contratto che sia più completo, quindi preveda mansioni diverse e responsabilità anche diverse, però fare soltanto l'istruttore non si riesce. Ragazzo Stefano Carugati, che adesso sta avendo le sue soddisfazioni come master, e lui ha iniziato con noi con i corsi, quindi già quella per esempio è insomma una bella soddisfazione, vedere che uno si è appassionato e due qualcosa ha imparato. Gliel'abbiamo detto, gli ho detto: ma perché non ti metti a fare qualcosa di più che i semplici corsi? Perché poi c'è anche questa realtà, cioè che c'è gente che i corsi li fa semplicemente per rimanere un pochino in forma e non come sport vero, e lui invece poteva dedicarlo, cioè farlo diventare uno sport vero per lui, cioè mettersi a farlo agonisticamente, e quello l'ha fatto e i risultati li ho ottenuti. Il canottaggio ti forma sicuramente tanto, ti insegna la sofferenza, anche quella non necessaria, e sì, io lo consiglierei come sport.
Io ho iniziato in terzo liceo a 15-16 anni e gli amici che mi hanno portato a farlo sono gli amici che ho tuttora, che ne ho 28. Non escludo che magari domani potrei riprendere in mano una barca seriamente e magari cimentarmi in qualche garetta così per divertimento.